Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua al palazzetto dell'Olympus Roma e sono davvero emozionato, felicissimo di affrontare in questa sfida oggi Antonino Isgrò, giocatore dell'Olympus Roma e della nazionale italiana. È un onore averti con noi, cioè, grazie Davvero mille un per onore. essere venuto, ci ha fatto piacerissimo anche assistere alla partita ieri. Ragazzo fortissimo, ragazzi, non consiglio di seguirlo perché davvero è un prospetto interessantissimo. Detto questo, oggi vi sfiderete. Ovviamente Fabio, in questo caso sei dalla parte di coloro che sono dei potenziati o comunque che hanno un deficit. Come ti senti in questa sfida? Sicuramente sarà una sfida difficilissima. Sono molto felice di affrontarlo, anche perché diciamo che non ho nulla da perdere. Tutti si aspettano che io perda, quindi va bene. Questa è una cosa positiva a mio favore. Sì, sicuramente è una sfida comunque molto interessante. Fabio giochi da poco tempo comunque a calcio 5, però secondo me in questo tipo di circostanze non è così importante avere una grandissima esperienza, quindi questo è comunque un bel duello. Inoltre, comunque oggi a difendere la porta non c'è Steve Cacavalle, ma c'è Tommaso Bianchetti, portiere dell'Olympus Roma, aggregato con la prima squadra. Eccolo come sempre, il portierone dell'Olympus. Come stai, Tommy? Tutto a posto, grazie. Allora, oggi sicuramente due giocatori diversi, mancino e destro, stesso anno di nascita però. Insomma, cosa ti aspetti da questa sfida? Secondo te, se hai una mezza idea su chi potrebbe vincere? Ma Io lo chiedo sempre. compagno di squadra molto forte, lui ho visto poco, ho visto solo svariati video su YouTube, però chi vinca il migliore si vedrà alla fine poi vincere. Paraculata, e vinca il Il migliore. migliore. Oh, comunque c'è da dire che anche Tommy l'ho visto davvero fortissimo. Sì. Quindi, poi, classe 2005, già in prima squadra, in Serie A di futsal, significa davvero che è tanta, tanta roba. Te, Tommy, quest'anno hai giocato principalmente con quale under? 19. Under 19, ok. Come siete arrivati in campionato? Allora, siamo arrivati secondi e abbiamo fatto i playoff e siamo usciti alla finale regionale per andare in nazionale. Con la Lazio? Sì. Ah, pure Derby. brutto il Pure derby. brutto, mezzo derby. Sì. Le sfide sono le stesse che abbiamo già visto negli altri video, quindi saranno 5 rigori, 5 tiri liberi, 5 stop e tiro e infine uno contro uno al meglio di due. Allora niente ragazzi, noi adesso io e Antimo ci mettiamo in regia come sempre e voi date spettacolo e vi auguro una bella sfida. Andiamo! In bocca al lupo! Allora, quindi ragazzi, tutto pronto per la prima sfida. Inizia Anthony Sgro, vedremo quale sarà l'esito di questa. Sui rigori c'è comunque incertezza. Sì, è chiaramente una lotteria, vediamo un po' come si comporta. Tommy sappiamo che battezza di solito un angolo e quindi vediamo un po' come andrà a finire questa sfida. Alla Ragnar. Allora, tutto pronto, Anthony, quando vuoi. Pronto per il primo rigore. Antonino Isgrò tira una sassata e si porta subito avanti. Pressione psicologica per il numero 11 del palazzetto dello Sport di Baricella. Sì, chiaramente magari partendo per secondo sotto questo punto di vista dovrebbe partire un po' sfavorito. Poi chiaramente non è questo magari la sfida principale, perché chiaramente il rigore sappiamo è sempre una cosa un po' di nervi e anche appunto anche un po' di fortuna. Il rigore comunque tirato bene da parte di Antonino, difficile pararlo secondo me questa potenza. Adesso pronto ad andare Fabio con il suo primo rigore. Pronto ad andare, la pressione, tutti lo guardano, tutti lo gufano. Parte ora col mancino, palo! Subito palo, ci stava per abbattere la telecamera, tra l'altro. Quindi adesso è avanti Antonino. Subito palo, bel tiro comunque di Fabio, c'è da dire, ma non è riuscito a trovare la rete. Adesso secondo rigore per Antonino Isgrò. Tra l'altro sappiamo che Tommaso Bianchetti è uno specialista comunque sui rigori, quindi potrebbe andare bene. Mi aspetto qualcosina anche da lui, eh. Guarda, si muove sulla linea, danza per destabilizzare Antonino. Quando vuoi, 3, 2, 1, vai! Antonio Sgro si ferma, rallenta e poi chiude molto bene. Tira davvero molto bene. Sì. Ma comunque alza anche molto il pallone e secondo me questo rende anche ancora più complicato pararlo. Dopo chiederemo magari anche a Tommaso il suo modo per parare questi rigori, se magari un po' più cercherà spaccato oppure la croce. Chiederemo anche un po' il suo metodo. Adesso Fabio, secondo rigore anche per lui, dopo il palo di prima. Vedremo come reagirà. Pronto ad andare? Fabietto contro Bianchetti. Parte il mancino! Adesso dai, bella fucilata anche da parte di Fabio Di Mauro che trova un bel angolo. Tommy l'aveva quasi presa. Ha calciato bene qua Fabio, comunque l'ha messa nell'incrocio, tiro da potente, angolato, difficile secondo me parare il rigore così, anche poi per la distanza. Adesso pronto ad andare, sempre Isgro. Adesso parte ora! Centrale! Adesso intanto pronto Fabio ad andare, terzo rigore, pressione, pronto a far esplodere il mancino! Incrocia! Non ci arriva Bianchetti, adesso è 3-2, Antonino Sgro, quarto rigore. Comunque c'è da dire che entrambi calciano molto bene. Non si sono visti errori macroscopici, il portiere comunque non si sta muovendo male, però battezza l'angolo sbagliato magari. Ma non penso neanche sia quello, penso comunque subire 10 rigori così consecutivi, ravvicinati, è quasi masochismo per un portiere qua. Quindi mi dispiace veramente per Tommy, perché penso stia soffrendo anche psicologicamente questa situazione. Pronto Anthony ad andare, rincorsa lunghissima come al solito per lui. Parte il destro e para Tommy, adesso ha scelto l'angolo giusto e Fabio può rimettere le cose a posto, può ristabilire la parità nel quarto nonché penultimo rigore a disposizione per lui quest'oggi. Sulla disperazione del bomber palermitano. Adesso pronto ad andare Fabio, quarto rigore.
Guarda Tommy, pronto a far esplodere il mancino! E adesso mette le cose a posto. Una fucilata a chiudere, ad aprire. E adesso ultimo rigore, quinto. Quinto penalty di questa sfida. Parità. Parità assoluta per ora, dopo il vantaggio da parte di Sgro. E adesso vediamo come si comporterà il numero 20 dell'Olympus Roma. Pronto ad andare ora. Vai Sgro! Magicamente apre con un collo potentissimo. Tirano fortissimo, mamma mia. È molto difficile per Tommy in questo tipo di circostanza. Poi, oltre che appunto forte, tirano comunque anche abbastanza angolato. Dovrebbe battezzare l'angolo giusto, non è facile. Adesso vediamo Fabio che se sbaglia ha perso. Quindi rigore pesante. Parte Fabio, solita concentrazione. Il mancino! Spiazzato, si va ad oltranza. Chi sbaglia perde. Chiaramente sì. Chiaramente se segna l'altro, ovviamente, certo. E quanto mi ha usato una tecnica un po' diversa, si è mosso sulla linea. Secondo me un pochino destabilizza gli attaccanti. Non so se poi Fabio si sia fatto condizionare, penso di no, perché anche lui penso abbia scelto un angolo come sempre. Adesso pronto ad andare. Anto! Para! E adesso Fabio ha il match point. E adesso questa palla scotta perché Fabio potrebbe portarsi avanti nella prima sfida contro un giocatore comunque di Serie A. Quindi adesso gli tremano le gambe. È lì che dice, oddio, dove tiro, dove non tiro. Sento la paura arrivare da qui. Adesso pronto Fabio a partire. Si muove come al solito sulla linea, Bianchetti. Fabio lo guarda. Parte ora col mancino! Una bomba! Ed è vantaggio, la prima sfida se la giudica giocatore del palazzetto dello sport di Baricella. Andiamo a sentire i protagonisti prima dei tiri liberi. Intanto ragazzi, quest'oggi a vedere questa sfida, guardate chi c'è. Uno dei giocatori più forti della Serie A di futsal, se non il più forte, nonché capocannoniere e anche giocatore della nazionale italiana, Marcelinho. Stai vedendo questa sfida, come ti pare, cosa te ne sembra insomma dei due giocatori? No, è andato bene per il Sgro, mi dispiace per Bianchetta, così a mattina a prendere i pallonate, però è bravo pure a parare i rigori, ho già detto ad Orc che se abbiamo i rigori di mettere lui, vediamo se c'hai il coraggio, no? E il piacere è mio ragazzi, vi seguo lì su Instagram, su social. E grazie mille, una bella cosa, e pure c'ho amici nel mondo YouTube, quindi un bel lavoro e magari un giorno farò pure io. Dai, per noi è un onore, se vuoi ti seguo io, mi propongo. Per il resto adesso andiamo a sentire quelli che sono stati i protagonisti di questa sfida, Antonino Isgro e Tommaso Bianchetti. Allora, com'è stata per te questa sfida? È stato più difficile forse andare avanti, scegliere l'angolo giusto? Quale difficoltà hai riscontrato sui rigori? Tommy comunque ti conosce. C'è anche da dire che io non tiro i rigori perché... Marcelinho è il rigorista. Sì, ero. No, Joselito adesso, quest'anno Joselito, poi ho sbagliato l'ultimo, però il rigorista ufficiale sarebbe lui. Comunque lui è molto bravo a parare i rigori. Ci sta, quindi ti stanno dicendo che è un par di rigori, ma l'aveva sottoscritto anche lui in precedenza. Rigori meglio delle libere, perché le trovo meglio, insomma. Ti aspettavi qualcosina in più, qualcosina in meno da Fabio? Quale dei due giocatori hai riscontrato più difficoltà? Paradossalmente magari più Fabio perché non lo conosci. Fabio perché non lo conosco, lui comunque in allenamento finalmente mettiamo là, li tira e io provo a pararli. Lui non conoscevo, quindi non sapevo magari le angolazioni dove da tirare, quindi ho dovuto un po'... Sì, secondo me veramente parare i rigori in questo tipo di contesto nel calcio a 5 è veramente difficile, è quasi una sorta di lapidazione per un portiere, quindi veramente tosta. Visto anche il segno che prima hai sulla pancia, penso che ti rimarrà per un po'. E niente, comunque anche due tecniche di tiro diverse, poi non so, magari Anthony intanto l'ho visto cercare anche magari più il piatto, magari ogni tanto soltanto spezzare il portiere, Fabio invece di ignoranza pura, sempre collo puro. Chiediamo a Marcelinho, come si tirano i rigori secondo te? Chiudi gli occhi, metti tutta la forza e calci. No, poi una volta sono andato a fare un torneo in Emirato Arabo e io calciavo, andavo piano sul pallone, tipo a calcio 11 che facevano e sceglievano il lato. Semifinale, vado piano, il portiere non sceglieva il lato, è rimasto fermo e ho detto vabbè, scegli un lato. Calcio in mezzo, piano, lui blocca la palla proprio così, va pure così. Ho detto mannaggia, mai più calcio così. E da ora in poi chiudo l'occhio, scelgo un lato prima di battere e provo sempre alto. Per me il rigore va sempre calciato alto. Sì, anche è perché difficile portire. Ho sentito dire da chi pratica questo sport che l'altezza è ideale per calciare, ma così come anche magari i tiri liberi. Poi se ci riesci a beccare sempre lo spazio magari tra la spalla e la testa, perché diventa più difficile alzare e coprire questo. Perfetto, se calci lì pure un contro uno con i portieri, se calci sopra le spalle è proprio difficile. Bianchetti lo sai dire che è così. Però io volevo sapere poi una cosa. Vai. Che avete scommesso? A meno la cena. Aveva scommesso, abbiamo detto che se vince Fabio, Anthony Sgro lo prende per fare una partita all'Olympus Roma. Sì. Se vede. Però abbiamo scommesso che ci viene a trovare lui a Ferrara e poi dopo.
facciamo un contenuto a Ferrari e viene a girare un torneo con noi. Tra l'altro me l'ha chiesto a Bracalai, ha detto ma non riusciamo a portare magari per qualche torneo? Sì, dai, te che li, ora che l'hai conosciuto Marcelinho Isgro, dico sì, Marcelinho ti viene a Ferrara per fare il torneo di... Così come Anthony. Però sappiate ecco che Abracalaia vi ha invitato a qualunque torneo voi vogliate fare, eventualmente. Io vengo per fare gruppo, pubblico. Per fare gruppo, capito? Se vuoi venire anche per fare gruppo e per fare pubblico, per noi è un onore. Bravo. Comunque sei invitato, lo ospitiamo noi a casa nostra, Marcelinho. Vengo per mangiare e bere, dopo la partita sono lì, faccio il gruppo. Ci sta, ci sta. Tommy, come si para un rigore di calcio 5 secondo te? Penso di... quando devo parare un rigore devi prima sconcentrare, diciamo, un po' l'avversario e poi scegli un lato, devi andare sicuro su quel lato. Magari se conosci l'avversario puoi anche anticipare un pochetto, così arrivi anche meglio sulla palla, però se non conosci vedi come parte la palla e provi a prenderla. Allora intanto Anthony sistema la palla per il primo tiro libero. Abbiamo detto anche prima 5 tiri liberi per giocatore. Adesso andiamo a vedere come si comporteranno i due 2002. Sì. Pronto ad andare col primo tiro, Anthony Isgro. Antonino, pronto a calciare? Quando vuoi. Ora Anthony! Bello! Primo tentativo, ma è riuscito a neutralizzarlo. Ancora una volta Tommaso Bianchetti. Primo tiro libero anche per Fabio. Pronto ad andare. Guarda la porta. Rincorsa, sì, abbastanza corta c'è da dire. Quando vuoi. Pronto ad andare Fabio, alto, sopra la traversa. Sì. Entrambi sono partiti con un errore, poi chiaramente il tiro libero non è rigore, non è facile da segnare perché comunque la distanza aumenta. Il portiere può anche avanzare fino al limite dell'area, quindi è un po' più difficile. Due modi di calciare diversi, Fabio ha cercato la potenza, tirato fuori, Anthony più la precisione. Sì. Neutralizzato in questo caso, nel caso precedente da Tommy. Adesso pronto ad andare Isgro, rincorsa lunghissima, attenzione nel centrocampo. Pronto ad andare Antonino! Che ha cercato l'umiliazione. Hai visto che è avanzato? Ha detto quasi quasi faccio il cucchiaio. Essendo a Roma, insomma, i riferimenti a Totti sono quasi obbligatori. Però effettivamente lo spazio per farlo c'era, secondo me. Sì. C'era lo spazio per farlo. Secondo me poteva esserci. E adesso pronto ad andare Fabio, che ha fatto la prerogativa, della sua prerogativa alla potenza. Vediamo come andrà ora. Pronto Fabio? Che carica il mancino! E qui l'ha toccata Bianchetti? L'hai toccata Tommy? No. Sì? Io ho visto una parata incredibile, l'ha toccata, poi traversa. Poi traversa. C'è una parata incredibile. Un tiro bellissimo anche di Fabio. Quando la parata è quasi impercettibile all'occhio, vuol dire che è veramente fantastica. No, io l'ho vista invece, che sarà monumentale secondo me. Adesso pronto Isgro per il terzo tiro libero. Parte ora col destro, con la potenza! Alla destra di Tommy Bianchetti, e adesso terzo tiro libero. Però abbiamo visto un Fabio che mi sembra di dire quasi che è più tecnico di Fabio a livello di... no, anche proprio di... però secondo me la potenza merita nel futsal, per il discorso anche di tempo di reazione del portiere. Precisione, cioè fa un metro la prende, di potenza diventa più difficile leggere. E adesso pronto Fabio con il terzo tiro libero. Pronto. Carica il destro! Palo gol! Adesso è vantaggio, è più uno, Fabio Di Mauro. Adesso vediamo l'espressione così di Fabio. Comunque Tommy non c'è andato lontano anche qua. Cioè, sì, l'ha messa proprio a fil di palo. Tanti meriti a Fabio. Sì, caso. Fabio bravo perché la messa dove era davvero difficile. Brava, dai. Vai Anthony. Pronto Anthony che vuole riscattarsi. Vuole riscatto. Avanza Tommy. Anthony sotto le gambe. E poi Tommy Bianchetti riesce a neutralizzarlo così. Incredibilmente. Però forse anche qua lo spazio c'era. In questo caso Tommy ha optato più per una croce e lo spazio delle gambe forse l'aveva anche lasciato. Sì, era un po' toccata anche con il tacco, un po' sfortunato qua anche Anthony secondo me. Quarto tiro e ora qualora segnasse Fabio chiuderebbe i giochi, c'è da dire, perché è già in vantaggio di uno. Pronto Fabio? A far esplodere il destro! Tommy davvero molto bravo in fase di parata. Una cosa che ho notato con Isgro esce tanto, con Fabio tende a rimanere più sulla linea. Chiaramente anche questo penso sia legato al fatto di conoscere il giocatore. E adesso se Anthony sbaglia regala la vittoria a Fabio, quindi una palla pesantissima per Isgro, il numero 20 dell'Olympus Roma, che parte ora in corsa lunghissima come al solito. Tommy si muove, parte Isgro a lato. Fabio vuole fare lo stesso l'ultima, vai fai l'ultima, però sì, di fatto giusto per ipotecare il punteggio definitivo, però alla fine non servirebbe neanche. Fabio dice voglio fare l'ultima e la facciamo fare. Ah sì, giusto per completezza, giusto per sbiancare un altro po' Tommy. Fabio contro Bianchetti. Pronto a caricare il destro, questa volta centrale. La seconda sfida finisce 1-0 per Fabio, come sarebbe finita anche qualora non avesse fatto l'ultimo tiro. Dunque
è vantaggio per 2-0. Adesso Anthony deve vincere le prossime due sfide per rimettere le cose a posto. Allora eccoci ragazzi con la terza e penultima sfida, stop e tiro. Fabio in vantaggio di 2, Anthony deve vincere obbligatoriamente per rimettere le cose a posto. Sì, adesso andiamo a vedere le sfide. Cambia chiaramente anche tipo la tipologia di sfida, sfida dinamica adesso. E allora noi adesso andiamo a vedere come si comporteranno i ragazzi, appunto anche in ottica di questo tipo di sfida, che è, secondo me, più meritocratica rispetto magari ai rigori e tiri liberi, che sono un po' più di fortuna forse. Tutto pronto quindi per la terza sfida. Fabio parte con il passare il pallone ad Anthony e vediamo come andrà il primo tiro. Andiamo. Vai Fabio. Fabio che di solito è bravo a mettere in difficoltà. Anthony adesso. Fabio è quello che è messo meglio da lì, perché Tommy la vede di spalle, secondo me non la vede. Fabio da lì è messo meglio. A me sembrava dentro da qui, però non sono sicuro. La prospettiva un po'... Ma ha fatto gol o no? Lo stiamo cercando di capire. Fabio dice di no. Tommy dice di no. Ok, allora... Ce l'hanno tutti con te. Adesso quando vuoi. Per la risposta di Fabio. Bravo Tommy in questo caso, è andato giù molto velocemente. Coperto l'angolo basso sinistro. Ma in realtà non ha calciato neanche così lontano dal palo. Forse è mancata un pochino di potenza. Sì, Fabio dice che avrebbe dovuto tirare più forte. Adesso il secondo tiro. Vai Fabio. Fabio, la stoppa ed è la porta! La palla simile al fallo, si perde sul fondo. Eh sì, ancora zero gol. Chiaramente questa è una sfida difficile. Un po' più difficile. Più difficile, sì, chiaramente c'è anche il controllo di mezzo. Qua forse Anthony si è difilato un pelo troppo e non è riuscito a chiudere benissimo l'angolo, chiuso un pelo troppo. La gioca, Fabio lo stoppa. Il sinistro. Anche lui vicinissimo al gol, ma non lo trova. Due tiri, zero gol per entrambi. Adesso terzo tiro. Tiro simile anche al tiro di prima, un po' più forte, chiuso anche in questo caso un po' troppo. Terzo tiro. Andare sempre da Anthony, controlla la palla con la suola, e fa partire il destro! Di poco, non riesce a centrare lo specchio della porta. Sì, tocco del palo se non sbaglio, può essere? Barba al palo? Palo, palo infatti. Fabio, controllo con la suola, pronto a fare esplodere il mancino! E questo è un gol incredibile di Fabio Di Mauro. Sì, calciato veramente bene. Forte e anche preciso sotto la traversa. Difficile, veramente un gran tiro. Adesso quarto tiro per Antonino Isgro. Va Fabio, che gioca la palla Isgro. Il controllo con la suola. Il destro! Bianchetti, strepitoso! È andato a togliere quasi dalla ragnatela qua Bianchetti. Ha tirato molto bene Isgro. E anche prima si era avvicinato con il palo. Adesso la porta l'ha presa. Tanti meriti al portiere. E adesso è il quarto tiro. Quindi se Fabio segna, ipoteca questa sfida. Sì, sì, vediamo. E arriva anche l'altro gol che ipoteca la sfida, ma facciamo, li facciamo lo stesso gli ultimi due? Facciamo anche gli ultimi due, facciamo dai. Facciamo lo stesso gli ultimi due, dai. Vabbè, vai, 3, 2, 1, via. Va Fabio, che va del sgro, lo tocca la suola, vede la porta! No, di poco fuori, di poco fuori. Adesso quinto tiro anche per Fabio, che può andare sul 3-0 nella terza sfida. 3-3, gli anni di Cristo, ancora una volta. Andare da Fabio. Carica il bacino, palla fuori. Si conclude così anche la terz'ultima sfida. Adesso andiamo a sentire i protagonisti di questa. E poi dopo proiettiamoci nell'1v1, che è la sfida in cui sono più curioso. Sì, andiamo a vedere, perché poi chiaramente secondo me quella dell'1 contro 1 è la sfida in cui ci sono più aspetti di mezzo tra i due giocatori. E secondo me il confronto anche più puro, appunto, delle caratteristiche dei due. Sì, direi che anche il punto forte di Sgroll l'1 contro 1, che è la sfida in cui sono più preoccupato. Col tiro sono messo male. Però sì, sull'1 contro 1 mi aspetto tanto da Anthony. È la sfida che sto aspettando dall'inizio di questo video. Come sono state le vostre impressioni, ragazzi? Innanzitutto ora partirei dal portiere, perché è quello che ha preso palloni da tutte le parti. Però come ti è sembrato proprio la tecnica di tiro sia di Anthony che di Fabio? Dove sei andato più in difficoltà o cosa hai sofferto maggiormente? Ma diciamo, Anthony tira più precisione che potenza, anche tira molto forte. Lui tira invece solo potenza, poca precisione. E questo è anche una cosa... poca precisione, te l'ha messa all'alto. Sì, però è un tiro di potenza, gli altri o fuori o sul palo, così. È anche un'ottima scelta quella di andare di potenza, perché comunque a volte è imprendibile, diciamo. C'è meno tempo di reazione per il portiere, anche perché secondo me un tiro preciso, come dicevo prima, magari un portiere fa un passo a destra, un passo a sinistra, te la legge. Poi dipende anche la forza che viene rapportata alla precisione. Il tiro di potenza, sì. Un 4-0 di Fabio. No, dai, 4-0 non credo. No, adesso io mi aspetto. Però anche lo stesso Puzzolino, no? Io ho visto lui tira di potenza. Però vabbè, lui riesce a... Uno dei migliori al mondo, sì. A tirare tiri liberi, rigori e poi a tirare dopo. Lui riesce a coniugare entrambe le cose, però mi sembra che vada molto per la botta. Detto questo, invece, Anthony, come hai visto questa sfida? Qual è stata la tua maggiore difficoltà? Magari il fatto che Tommy ti conosce, piuttosto che magari un sabato sera un po'... No, è stata colpa mia, perché non so tirare.
cioè non è una mia caratteristica il tiro, devo migliorare molto. Dai, adesso però sull'uno contro uno secondo me ti puoi rifare tranquillamente. Non lo so, sai, speriamo bene. No, dico, secondo me comunque in queste sfide è un aspetto in cui secondo me ha inciso molto il portiere, perché ho visto anche comportarsi in modo un po' diverso, ovviamente conoscendolo anche sui tiri liberi. Mi sembra che andasse un po' più avanti con lui che con me. Sì. Quindi secondo me è anche un aspetto che incide molto, ovviamente conoscendolo. Esatto, sì, una domanda che magari ti volevo porre: come mai avanzavi di più con Anthony invece con Fabio stai più sulla linea? Come ho detto prima, lui tira di potenza. Tiro di potenza, prenderlo da più ravvicinato è difficile, e quindi se lo prendo molto più dentro la porta è più facile magari andarlo a prendere. Lui tira precisione e potenza, però stando più vicino posso intuire dove potrebbe mettere la tua precisione. E allora noi adesso andiamo a vedere l'ultima sfida al meglio di due. Allora ragazzi, datevi battaglia per questa ultima sfida, probabilmente la più importante, per vedere appunto chi vincerà. Palla finisce da Anthony. Attenzione, eccolo. Mamma mia, che bravo Anthony. Anche in questo caso ha optato quasi una tecnica come prima faceva con la shootout. Sposta velocemente il pallone e qua Fabio è andato fuori tempo. Bravo sicuramente Bianchetti anche in questa circostanza. Attenzione, Fabio sguscia via e poi se la porta sull'esterno. Comunque questa sembra una sfida veramente molto interessante tra due giocatori che hanno sicuramente una tecnica incredibile tutte e due. Intanto Fabio qua perde tempo, atteggiamento ridicolo da parte del numero 11 del Balsa, che è già stanco. Comunque no, più che altro le caratteristiche dei giocatori, è vero, sono simili entrambi i tecnici, però anche una facilità diversa. Fabio magari fisico un po' più cubico, dall'altra parte invece di Sgro un po' più slanciato. Intanto Fabio vediamo come segue l'uno contro uno. Bravissimo Isgro. C'è da dire che onestamente la cosa che mi sta facendo abbastanza impressione è la fase difensiva di Anthony. Veramente molto molto bene in fase difensiva. Fabio poche volte l'ho visto così in difficoltà a sgusciare via. Tra l'altro appunto magari vedendo anche le caratteristiche di Anthony magari si potrebbe pensare che appunto non sia il suo forte. Ecco, adesso invece la palla ce l'ha Anthony, quindi Fabio deve fare una fase difensiva, quella che gli piace tantissimo. Esatto. Lascia un po' di spazio Fabio, eh. Ah, infatti sguscia via Sgro, che poi fa fare una finta. Sempre questo gioco di sole Sgro, incredibile. Veramente vedo un Fabio in palese difficoltà quando deve fronteggiare in uno contro uno. In fase difensiva va veramente in difficoltà. Quando sposta il pallone è veramente difficile. Questi stop and go sono veramente quasi illeggibili. Attenzione perché adesso può andare già su 2-0 e Sgro a chiudere la partita. Fase un attimo statica, un po' di studio, Sgro la tiene lì con cautela, con calma. Vede lo spazio. Lo trova e Sgro, sguscia via ancora Sgro! Tutto troppo facile per Anthony Sgro. E Fabio ancora una volta in questo tipo di sfida non va benissimo, era già successo con Calaia in cui Fabio praticamente ha subito due gol quasi consecutivi. Ma qua chiaramente si è visto veramente un distacco netto secondo me sulla fase difensiva, ancor più su quella offensiva. Bene, niente tutte e due ragazzi, parliamone un po' assieme. Sì, sulla fase difensiva non ce la faccio, non riesco a seguirlo. Fa continue sterzate, cioè è difficilissimo seguirlo. Ha un cambio di direzione incredibile Anthony Sgro, cioè davvero tanta tanta roba, una sterzata. Te lo chiedo a te, secondo te quando punti l'uomo è più importante aspettare tipo che sbagli lui o magari giocare sulla propria individualità come quella che puoi avere tu? No, io mi aspetto che il mio difensore quando lo punto mi mette il piede, è più facile quando non mi mette il piede, proprio a portarlo sempre più indietro fino a quando non dice ti devo mettere il piede, mi mette il piede. O alcune volte me la porto sulla fascia e tiro. Infatti anche difensivamente mi ha messo in difficoltà, cioè quando io attaccavo, perché anche io aspettavo un po' che mi mettesse il piede ma non lo metteva mai. A volte anche se la scoprivo un minimo per una frazione di secondo non lo rischiava. Quindi sì, là mi ha messo in difficoltà, che non sono riuscito a prendergli il tempo una volta che intervenisse, perché non interveniva. E quindi sì, non sono riuscito magari ad andare al tiro in modo pulito. Cioè, sì, però sì, ha battuto 3-1, quindi. Però c'è da dire che l'ultimo fondamentale devi insegnargli tanto a Fabio. Sì, tanto. Devi dare dei consigli assolutamente, perché sterzate bellissime. Secondo me l'errore che facevi tu d'altro canto, lui non si discute, cioè è un campione secondo me. Però esatto.
Cioè, sì, secondo me lì un giocatore come Anthony lo devi portare sul sinistro, poi quello che succede succede. Però portalo sull'esterno del campo, al centro diventa deleterio. Sì. Cioè, è devastante. Cioè, già è devastante con i suoi strappi. Almeno no, secondo me un giocatore come te può avere più difficoltà quando proprio gli chiudi il centro, va sull'esterno, sì. Poi inventi lo stesso, lo superi lo stesso perché c'è un'agilità che fa impressione. Sì, tipo il quadrato del futsal, però c'è cioè, proprio a livello proprio dei cambi di strappo, cioè uno strappo incredibile. Sì, andava prima, cioè prima se la spostava là, quindi faceva un passo di troppo a coprire uno spazio e lui si accentrava, quindi là sbagliavo. Sì, davvero degli strappi incredibili. Fre, come l'hai visto? Sicuramente da qua, io come ho detto anche prima, ho visto una sostanziale differenza difensiva. Anthony praticamente riusciva a gestirlo, Fabio copriva sempre molto bene il mancino, dall'altra parte Fabio invece un po' più di difficoltà, e ho notato anche una differenza quasi di distanza sull'approccio dell'avversario in fase difensiva. Fabio dava molta più distanza a Sgro, Sgro quasi lo accorciava molto, dandogli poco spazio per appunto cercare appunto di, per dando poco spazio a Fabio di saltarlo. Io ti invito comunque a venire a Ferrara per la sfida a Bracalaia contro Sgro. Cioè, sarebbe una roba incredibile che Bracalaia fa, io vorrei tanto confrontarmi con giocatori come Sgro. Infatti ve lo dico, forse sarebbe potuto venire anche lui, però poi dopo ha avuto un imprevisto, e mi piacerebbe un sacco perché secondo me sono due giocatori che hanno caratteristiche ovviamente diverse, che però cioè secondo me possono davvero darsi filo da torcere su tutti i fondamentali. E invece andiamo a sentire Tommaso. Tommaso, com'è stato ricevere gli uno contro uno sia di Fabio che di soprattutto di Anthony, che è una roba allucinante. E te che lo vedi anche in allenamento, com'è subirlo costantemente? È un giovane molto forte lui sull'uno contro uno, quando si sposta palla e calcia comunque è molto preciso e potente, riesce sempre a far male. Fabio anche muove palla bene con la suola, si destreggia bene, tira anche molto bene. Anthony, diciamo, fino all'allenamento, oltre ai rigori, facciamo anche questo insieme. Io mi metto a porta, lui senza uomo, sposta palla, tira, per allenarci comunque, lui migliora il tiro. Io allenamento sempre ci mettiamo qua e io provo sempre a tirare, ad allenarmi sul tiro. Così devi fare, finisci l'allenamento, cioè devi migliorare quello che... Certo. Che non hai. Voi vi allenate, lo diciamo anche per chi non lo sa, due volte al giorno, sì. Sei volte a settimana. Quindi comunque sono ritmi, cioè fate solo questo praticamente. Sì, sì, questo è il lavoro. Anche il giorno della partita vi allenate? No, il giorno prima. Ci sono alcuni, tipo con la nazionale sì, il giorno stesso pure della partita, tipo la mattina però rifinitura. Tipo... Sì. Detto questo, noi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Ringraziamo l'Olympus Roma, la detta stampa, Elisa Miucci per l'ospitalità. Davvero sono stati gentilissimi e fantastici. È stata un'esperienza unica essere qui quest'oggi. Ringraziamo ovviamente anche i due ragazzi, Antonino Isgro e Tommaso Bianchetti, per l'apporto e per il supporto che ci hanno dato all'interno di questa sfida. Siete stati fenomenali, seguiteli entrambi sui social perché sono davvero non forti, fortissimi. Io tra qualche anno mi aspetto davvero di vederli ai massimi livelli del futsal italiano, perché davvero, cioè questo ragazzo incredibile, lui in porta un 2005 c'ha un posizionamento che sembra che gioca da 20 anni, quindi davvero io vi consiglio di seguirli. Allora ragazzi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina, di seguirci su tutti i social, interagite con mi piace, commenti, condivisioni, mi raccomando, raggiungiamo i 100.000 iscritti che è l'obiettivo prefissato, quello più ambito che stiamo aspirando da tanto tempo ormai. Seguite anche questi due ragazzi, Antonino Isgro e Tommaso Bianchetti, sui social, su Instagram, perché davvero meritano, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!